I soggetti e l'oggetto del diritto. Noi tutti, persone e associazioni, abbiamo diritti e doveri nei confronti di chi ci circonda, a causa della presenza di norme giuridiche che regolano la vita sociale, e siamo perciò detti soggetti del diritto. Nello specifico, gli individui sono persone fisiche. Società, associazioni e fondazioni sono persone giuridiche. Tutte le persone fisiche hanno capacità giuridica, cioè sono titolari di diritti e doveri. Per poter eseguire atti giuridicamente validi, devono però possedere la capacità di agire, che si ottiene con il raggiungimento della maggiore età. Alcuni soggetti, tuttavia, sono privi in parte o del tutto di tale capacità. Essi sono, oltre ai minori, gli interdetti, incapaci assoluti, e gli inabilitati, e i minori emancipati, incapaci relativi. Per agire come soggetti del diritto, le persone giuridiche devono avere uno scopo legittimo, autonomia patrimoniale perfetta ed essere riconosciute dallo Stato. Il principale oggetto dei diritti sono i beni. I beni si distinguono in beni immobili, il suolo e tutti gli elementi a esso incorporati sia naturalmente che per mano dell'uomo, il cui trasferimento di proprietà deve avvenire con un atto scritto, e beni mobili, trasferibili senza formalità. I beni possono essere distinti anche in beni privati, che appartengono a soggetti privati, e beni pubblici, di proprietà dello Stato o di enti pubblici. I beni pubblici si dividono a loro volta in demaniali, come le spiagge, i fiumi, i laghi, che non possono essere venduti, sono inalienabili, e patrimoniali, miniere, foreste, palazzi, eccetera. Questi ultimi possono o essere venduti liberamente, si dicono allora disponibili, oppure solo in base a leggi specifiche, si dicono allora indisponibili.